Ciao ragazzi, eccoci qua, nuovo video nel nostro canale di cucina. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non siete iscritti e mettete mi piace sulla fiducia, così mettete mi piace, mettete mi piace per quanto siamo scene in casa. In casa. Vabbè, che fai? Con la molletta in testa. Pure le ragazze sicuramente sono così, versione casalinga. Tu sei appena tornata dalla valenza, ti sei manco cambiata e puzzi di sudore con la maglia della valenza. Vabbè, comunque siamo qua per farvi il video finalmente dei tortini al cioccolato, cioè quelle roselline che avete visto in un video della colazione, se non erro, sempre su questo canale vi avevo fatto vedere queste roselline. Sono molto molto buone, cioè praticamente sono dei dolci molto sani, quindi ovviamente senza burro, senza, sono anche abbastanza leggeri, non sono dietetici, però sono buoni, sono da fare anche per i bambini, tanto cioccolatosi, al cioccolato quindi ovviamente a me si piacciono e sono veramente una cosa molto una buona genuina. Alternativa alle merendine per i bambini, alle merendine, quindi noi spesso li facciamo tipo per esempio la domenica, il sabato, e poi le conserviamo per tutta la settimana perché comunque si mantengono bene. Tutto, ragazzi, è super semplice questa ricetta, veramente basta unire tutto e infornare. È vero, perché i dolci sono sempre difficili, invece questo è proprio semplice. No, è semplice. Poi adesso mi devo un po' vantare, dai, da un po' di tempo che la sto perfezionando. E infatti ve la faccio adesso proprio perché ne sono sicurissima. Ho fatto varie versioni questa. Io poi ho dato tutte le critiche, ho detto i difetti e pregi, quindi ora troppo sono perfetti. Troppo così, troppo voli, alla fine veramente non ci piacciono. Però se li mangiava sempre, trovava i difetti. Io perché dovevo provarli per giudicare, no? La pasta che ha cioccolato si mangia tutto. Vabbè, comunque iniziamo subito. Dobbiamo praticamente buttare tutto qua dentro e mescolare col cucchiaio, più neanche il frullino. Semplice, dai. Allora io adesso peserò senza la bilancia, così a occhio, vero Nancy? Praticamente così. Allora, c'è la bilancia incorporata nelle mani, tu. Dolce ricette cosmetiche. Prima o poi diventerò una maga, vabbè. Una bilancia umana. Farina di avena, Nancina. Ok, grazie. Eccola qui. Sapete, l'ho utilizzata anche nei pancake. La utilizzo spesso per le ricette dolci, mi piace tantissimo. E poi una farina molto sana, che ha un basso indice glicemico, è consigliata anche per gli sportivi e contiene anche abbastanza proteine. E comunque io uso questa qua che è bio. Comunque ragazze, qualsiasi tipo di farina, a volte anche a me è mancata questa. Beh, poi tutte le sostituzioni le trovate scritte nel blog, ovviamente www.caritadolce.com. Diciamo magari quale farina è meglio. E tu lo fai proprio tu il post, sul blog, e scrivi tutto. Bene, brava. Tutte cose golose. Passa lo yogurt. Yogurt greco. Ok, yogurt total zero. Tutto sul tavolo. Praticamente aperto, perché da spiegare che questi tortini li ho fatti pure ieri. E praticamente ho fatto, non sto scherzando, ho fatto ieri con questa ricetta vi vengono tipo 7-8 tortini, sì, più o meno. E noi ce li siamo mangiati tutti oggi tra colazione e merenda, quindi per farvi capire, noi veramente mangiamo molto poco. E anche dopo cena, ora assaggeremo questi qua noi, certo, per vedere, insomma, ovviamente, perché giudizio, poi dobbiamo dare un giudizio, mi pare giusto. Adesso continuiamo a buttare tutto qua dentro. Un uovo. Uovo. Grazie. Che contiene anche proteine. Sapete che questi qua sono comunque dei tortini che sono leggeri ma comunque sono molto proteici, quindi perfetti anche per chi fa attività sportiva. E se siete vegane, ovviamente l'uovo non lo mettete e potete facilmente sostituire lo yogurt greco con lo yogurt di soia. Ok, poi come ha detto Nancy, guardate sul blog che vi scriviamo tutto. Latte di nocciole. Eccolo qua. Buonissimo il latte di nocciole, da sempre un po'. Con la cioccolata è un'accoppiata proprio vincente. Tortini cioccolatosi gianduiosi, perché sanno un po' tipo anche di nocciole, di gianduia, è buonissimo. Comunque ne basta tipo mezzo bicchiere di latte vegetale, non necessariamente quello di nocciola. Adesso ci mettiamo un po' d'olio, olio extravergine d'oliva. Invece del burro, della margarina. Super sano. Ne basta solo un cucchiaio, ragazze. Questo qua serve per dare un po' di morbidezza ai nostri tortini. E comunque ne mettiamo solo un cucchiaio, così vengono leggeri. Sciroppo d'acero? Yes, thank you.
Ne mettiamo lo sciroppo d'acero, che ovviamente è un ingrediente molto sano, a differenza tipo dello zucchero bianco. Se non avete lo sciroppo d'acero potete mettere anche lo zucchero di canna integrale. Il tuo amore! Come odora di buono il cacao! Cacao meravigliao! Che meraviglia sto cacao meravigliao! E ogni volta che noi vediamo il cacao cantiamo questa canzoncina, è vero! Gira, 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 gira! Guarda, talmente che semplice. Io non piglio neanche il frullino, ragazzi, basta mescolare col cucchiaio. Così per bicipite, vai. Vai, insomma, di bicipite. Lievito? Sì, lievito, è l'ultima cosa che mettiamo, è il lievito. Io uso questo, ve lo faccio vedere perché me lo chiedete sempre, che è un lievito per dolci bio e mi trovo benissimo. Qualsiasi lievito per dolci va bene. Istantaneo. Certo, quello per dolci. Le gocce di cioccolato sono per me, li devo mangiare mentre si cuoce il dolce. Brava. Brava, ne mangio allora tutte. No. Come ultima cosa ci metto le gocce di cioccolato. Sono mie. Fondente, che piacciono tanto a Nancy, che abbiamo comprato qualche, abbiamo fatto vedere in qualche vlog. Sì, a Carrefour. Sì, a Carrefour, brava. Wow. Queste diciamo che sono un tocco in più. Se volete farli più leggeri non le mettete, però io vi consiglio di metterlo. Sì, noi li vogliamo molto cioccolatosi. Io metto un 3 cucchiai. Abbondiamo. Adesso mescolo un altro po'. Ed è pronto, guardate, non c'è bisogno neanche di frullare. Adesso lo vado a mettere nelle formine. Io uso questo qua di silicone perché è molto più facile poi da estrarre. Vedete, sono proprio le roselline e non c'è bisogno neanche di ungerli questi qua, perciò mi piacciono tantissimo. Devo semplicemente avversarlo dentro. Questi qua, ragazzi, vi consiglio di non riempirli proprio fino sopra perché poi crescono un poco e quindi se no uscirebbe fuori l'impasto. Come vi ho detto, vi vengono di questi qua, visto che ne sono grandi ve ne vengono 6. Se utilizzate stampini tipo per muffin, quelli più piccolini, anche quelli di alluminio, i pirottini, ve ne vengono anche 7-8 più piccolini. E con questo qua, guardate, Nancy, buono? Sembra tipo una mussa a cacao, cioè è troppo buono anche così. Lasciamene un po' che lo mangio. Buonissimo. Marta, non la finire tutto, mangiona. Adoro. Grazie, eh. Tieni, Nancy. Dammi. Guarda come sono brava. Dici la verità, com'è? No, è buonissima. È tipo una mussa a cioccolato. È una mussa a cioccolato. Cioè, me li mangerei crudi, ti giuro. Sono troppo buoni. Andiamo a infornare, andiamo. Attenzione, è successo un piccolo inconveniente che succede in realtà spesso, cioè montando il video mi sono accorta che non avevamo acceso il microfono, bravissime Nancy e Carlita, e quindi abbiamo registrato l'ultima parte senza audio, però come potete vedere dalle immagini molto esplicative si vede Nancy che sta gustando questo dolcetto in un modo quasi porcelloso, oserei dire, perché veramente questi dolcetti sono troppo buoni, ragazzi, sono super soffici, anche se sono sani e leggeri, sono molto molto buone. In realtà noi questo proprio stavamo dicendo, mettete un pollice in su, guardate gli occhi di Nancy dicono tutto, questi dolcetti sono proprio spettacolari, ragazze. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un pollice in su, mi raccomando, provate a capire cosa diciamo leggendo il labiale. Vi mandiamo un bacio grande, seguiteci anche su Instagram e al prossimo video, ciao ragazze e ciao ragazzi.